Gabriele D'Annunzio ci spiega il suo pensiero. Ciao, sono Gabriele, come stai? Mi trovo qui in questo pineto perché parte del mio pensiero poetico è legato a questo posto. Di certo saprai che ho scritto una poesia molto famosa, La pioggia nel pineto, e in essa troverai molti elementi della mia concezione poetica. Uno di questi è il panismo. Che cos'è il panismo? Il panismo è la completa fusione dell'uomo con gli elementi della natura, il dissolversi dell'io. Io divento così parte della natura e dei suoni della natura e dei suoi colori. Sono talmente in simbiosi con la natura. Guardate quest'albero. Guardate questa pioggia, le mie sensazioni sono così in simbiosi con le forze primordiali della vita che è come diventare parte di questa natura, è come fondersi nella natura. Questo è il panismo. Ora abbraccio l'albero. Sto diventando sempre più verde, sto diventando praticamente una prosecuzione naturale dell'albero. Divento così parte integrante di questa natura, nella mia totale immersione nelle cose. Ho esaltato il panismo nella mia poesia La pioggia nel pineto. I modi e le forme del decadentismo sono elementi che accolgo e mi servo dei modi e delle forme del decadentismo per raggiungere le suggestioni del senso e dell'istinto. Mi hanno richiamato in Italia per scrivere opere patriottiche e per riaccendere negli italiani il fervore per la patria. Il piacere è un mio romanzo e all'interno di esso narro le vicende di un giovane di nome Andrea Sperelli, diviso tra due donne. La prima si chiama Maria, pura e casta, la seconda si chiama Elena, attraente e sensuale. Nel piacere pongo in risalto la ricerca del piacere sensuale e il culto della bellezza, la bellezza che viene ricercata nell'arte e nelle donne. Credo sia importante fare della propria vita un'opera d'arte, aristocrazia e massa. Nell'aristocrazia si parla un linguaggio forbito e raffinato e c'è cultura. Non sono d'accordo sull'allargamento del diritto di voto a tutti, perché certe decisioni spetterebbero solo all'aristocrazia che ha i mezzi per poter decidere in maniera efficace. Il superuomo. Il concetto di superuomo nasce dalla concezione del poeta Vate. E cioè un poeta che assume un tono di sacralità. Il superuomo deve essere una guida per il proprio paese e la vita del superuomo deve essere fatta di emozioni. Il superuomo vive una vita per l'arte e una vita originale, nella raffinatezza e nell'estetismo. Io cerco di unire la figura dell'esteta, dell'amante del bello e della raffinatezza, al superuomo. L'esteta è un essere raffinato ed elegante. Il superuomo è un essere superiore alla massa e per tale motivo egli deve essere una guida per la massa. Con me l'esteta e il superuomo convivono nello stesso individuo.